La redazione del GR5 e Dog Service presentano Can che abbaia, il format dedicato a chi ama il più fedele amico dell'uomo. In studio l'educatore cinofilo Maurizio Luppi. Bentrovati al consueto appuntamento con Can che abbaia. In studio oggi, come sempre, c'è l'educatore cinofilo Maurizio Luppi, che ci parlerà dei cani, delle loro eventuali problematiche e ci suggerirà così modi per risolverle. Se volete con lui un contatto diretto, potete telefonargli al 335 83 41 510, oppure potete andarlo a trovare direttamente presso Dog Service in via Giordanengo a Cuneo, dove ogni sabato pomeriggio lui sarà presente nel negozio appunto con cui collabora. Ciao Maurizio, ben ritrovato. Ciao Mariella, ben ritrovata anche a te. Dunque, oggi continuiamo a parlare dell'educazione del cane e impareremo anche a rispettarlo, perché si sa, quando ci si rispetta ci si ama di più. Esattamente, senza rispetto non ci può essere di vero amore, cioè il riconoscimento dei bisogni dell'altro. Can che abbaia, il perché di questo titolo? Appunto perché deve essere la voce del cane, cioè quello che il cane ci vuol dire, e io ne faccio da portavoce, modestamente, per quello che riesco ovviamente. Un traduttore simultaneo, esattamente. Ecco, cosa ci dicono i nostri amici a quattro zampe, Maurizio? Ecco, se vi ricordate, abbiamo iniziato questo ciclo di trasmissioni con degli argomenti forse un po' noiosi, perché parlavano appunto delle ricerche scientifiche, di come il mondo del cane che è olfattivo, eccetera, eccetera, ma questo era proprio necessario e propedeutico all'introduzione poi dell'argomento più caldo, che è proprio la relazione col cane. E il mio approccio, che non ho inventato io ma mi piace usare, è appunto quello di educare il cane attraverso la relazione, non con comandi ma con l'induzione di comportamenti. Quando mi chiamano dei clienti che dicono: mi ho un problema col cane, può venire ad aiutarmi? Io vado e sinceramente non vedo il problema, di fronte a me vedo un cane. Cioè basterebbe una corretta conduzione della relazione, ovvero sia conoscere le peculiarità del cane, rispettarle, e quindi così si andrebbe a risolvere i cosiddetti problemi, che in realtà non sono mai problemi se non i nostri di non saper affrontare la situazione in atto. Di fatto è un limite nostro, perché giustamente il cane non può parlare, quindi a volte si interpreta male. Sì, poi noi abbiamo il concetto di essere superiori rispetto al cane, ponendoci in un piano di superiorità. Ovviamente siamo più distanti da lui e non abbiamo una visione completa, l'abbiamo la cosiddetta visione laterale. Conoscendolo riusciremo a rispettarlo, perché i suoi bisogni sono diversi dai nostri, e riconosceremo al tempo stesso che comunque, essendo diversi dai nostri, non sono poi in realtà nella sostanza così dissimili. Infatti il cane vive come noi un mondo altamente emozionale, cosa che noi ci dimentichiamo, però è la costituente della nostra stessa vita. Qual è l'iter da seguire per imparare a conoscere il cane? Beh, innanzitutto, come sempre, bisogna imparare molto e poi dimenticare tutto. Ovvero sia, non essere condizionati dalle nozioni, ma essere informati dalle stesse, di modo da poter riconoscere quelle sfumature che altrimenti noi non riusciremo a vedere. Una volta assunto questo atteggiamento, quindi di sensibilità, si riuscirà anche ad avere col cane una relazione, quindi una comunicazione, ovvero sia capire in ricezione quello che si sta dicendo lui e noi rispondere in modo coerente e decifrabile da lui ai suoi bisogni e alle sue domande. Ma gli atteggiamenti di ogni cane presumo siano diversi. Ogni cane ha il suo carattere. Ogni cane è un individuo a sé stante con le sue caratteristiche. Chiaramente, come noi, essendo partecipi di una specie, abbiamo delle caratteristiche comuni, ma l'aver delle caratteristiche comuni non ci esula dal fatto di essere degli individui ben distinti uno dall'altro. Quindi bisogna rispettare ogni cane. Nel caso di quei proprietari che hanno poi fatto subentrare nella loro vita un altro cane dopo che è mancato il precedente, io ho sempre detto che è un errore pensare al cane che entra come un sostituto di quello che è andato via. Sì, ricordo che ne avevamo anche parlato in una precedente puntata di questa cosa. Esatto, perché è una trasfigurazione
configurazione dello stesso cane, perché in realtà la vita è un tema che si sviluppa come una matassa, giorno per giorno, momento per momento. Ha una sua logica, anche se noi non la riconosciamo sempre, e ogni cane, tra virgolette, ha una sua missione. Infatti il cane è un volano di benessere. Questo è assolutamente vero, la condivido questa cosa, perché avere vicino un cane sì, aiuta veramente molto. Molte persone in effetti però preferiscono avere vicino invece un gatto o più gatti, perché danno meno impegni. Però ricordiamoci che la soddisfazione è proprio nell'impegnarsi. Un cane non è un impegno, non è una dipendenza, ma è una relazione che ci può portare solo e unicamente ad arricchirci, a condizione di rispettarlo naturalmente. Secondo te, Mariella, cosa c'è tra il muso e la coda di un cane? Insomma, direi che tra il muso e la coda c'è tutto il corpo. Esattamente. E più specificatamente, cosa c'è? Io so dove vuoi arrivare, al centro c'è il cuore. Esattamente. Noi, nell'atteggiamento solito che deriva dalle credenze, dai luoghi comuni, eccetera, eccetera, siamo abituati a vedere il cane con una ben determinata raffigurazione, ovvero sia un muso col naso freddo e una coda che scodinzola. E questa visione, appunto, laterale, come io ripeto spesso, ci porta a dimenticare che c'è un corpo tra il muso e la coda. Questo corpo ha vita e pulsa proprio attraverso il cuore. Il cuore sia come pompa che fa circolare il sangue nell'organismo, come nel nostro corpo, in tutti i corpi degli animali, ma soprattutto il cuore che pulsa un sentimento, che è quello dell'amore. Che cosa romantica, però è vero, pochi esseri viventi come i cani riescono a manifestare l'amore. Allora ti rompo la visione romantica. Ecco, grazie. Dicendoti che la fisica quantistica, e mi dispiace... Ma che tristezza, parliamo di fisica quantistica, io parlavo d'amore. Ebbene sì, ma sai cosa hai riconosciuto? Che l'universo non è materia ed è soltanto unicamente energia. E pensa un po', qual è il corpo di questa energia? Qual è il corpo di questa energia? È l'amore, che è l'energia più potente in assoluto. Vedi che allora si torna sempre lì. Si torna sempre lì, quindi voi con una visione scientifica, voi con una visione spirituale, voi con una visione romantica, voi con una visione domestica, il cane non può non essere al nostro fianco. Beh, io direi che la puntata di oggi è stata veramente, veramente bella, quindi io direi che possiamo chiuderla qui con questa visione particolare, molto originale, che sei riuscito a dare del cane. Io ti ringrazio anche per oggi di essere stato con noi, come sempre l'appuntamento alla prossima. Ciao Maurizio. Ciao Mariella. Abbiamo trasmesso Can che abbaia, il format dedicato al più fedele amico dell'uomo. In onda ogni giovedì alle 11.30 e ogni sabato alle 18.30.